Prima di iniziare il video, fai un salto su fandomia.com e fai il tuo acquisto con il codice sconto JAX dal link in descrizione e nei commenti. Ci sono alcune notizie interessanti, alcuni rumor da parte del leaker Ember, che l'anno scorso aveva leakato i costumi dietro le quinte di Spider-Man No Way Home. Quindi, leaker abbastanza affidabile. Un po' strana certe volte, ma abbastanza affidabile. E partiamo da Spider-Man Tom Holland, che non avrà come interesse amoroso Gwen, come molti hanno ipotizzato, ma infatti sicuramente torna Zendaya al 150%. Il costume visto nel film di No Way Home verrà cambiato, non sarà quindi identico, ma questo ormai, cioè, siamo abituati perché ogni film Tom Holland cambia costume, quindi non è neanche tanto una novità. Per quanto riguarda invece Sony Spider-Man Universe, ci saranno Maguire e Garfield, a quanto pare, ma credo sicuramente in un piccolissimo cameo, non credo assolutamente che avranno una grossa presenza, magari sarà addirittura una scena post-credit, mi sembra veramente molto strano, insomma, la loro presenza come No Way Home, però è comunque interessante, vediamo che cosa accadrà. Andrew Garfield non sarà in Venom 3, come molti avevano ipotizzato. In Venom 3 però ci saranno personaggi molto importanti che non abbiamo mai visto prima. E inoltre ci sarà il ritorno di Rhino, che non sarà come quello di Amazing Spider-Man, ma sarà un po' più accurato, un po' più fedele, insomma, alla versione fumettistica. E infine ci sarà il ritorno di Scorpion, che lo stiamo aspettando praticamente da Homecoming. E queste, insomma, erano le news. News a raffica, sono usciti un po' i dettagli di ManaWeb, dello Spider-Man dell'MCU, insomma, un po' di dettagli per tutti i progetti Sony che arriveranno nei prossimi anni. Chiaramente tutto da vedere se qualcosa cambierà, se sarà effettivamente così, perché comunque è ancora molto presto, siamo ancora nel 2022, c'è ancora molto da attendere. MadamWeb, ragazzi, dobbiamo vederla già l'anno prossimo, ma non vedremo praticamente nulla. Chissà in Kraven se salterà fuori qualcosa di interessante, ma boh, ho i miei dubbi onestamente. Con questo vi saluto, iscrivetevi al canale e fate un salto su Fandom, questa è la maglietta a tema Marvel, DC e tutto quello che volete. Come sempre, codice sconto Jackson. Ragazzi, con questo vi saluto e ci vediamo prossimamente con altre news. Ciao a tutti.